anniversario della strage di Via D'Amelio, nella quale 22 anni fa persero la vita Paolo Borsellino e la sua scorta, segnato da polemiche provocate dalla presenza alle commemorazioni di Massimo Ciancimino e dal durissimo attacco al Quirinale lanciato dal PM Di Matteo. Le immagini della guardia forestale che distrugge un campo di mais seminato con sementi OGM. La battaglia per la loro introduzione si combatte da anni in Italia, nel Friuli. In prima linea c'è un agricoltore che non molla. A Porto Ercole, inaugurato dal sindaco, il mausoleo funerario che ospita quelli che per alcuni studiosi sono i resti di Caravaggio, morto all'Argentario 404 anni fa, un'attribuzione che ha suscitato polemiche. Nel giorno del 45esimo anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna, la NASA lancia un nuovo programma di viaggi spaziali che ha come obiettivo la conquista di Marte nel 2030. Il trionfo delle ragazze della scherma, Arianna Errigo, Martina Battini e Valentina Vezzali, rispettivamente oro, argento e bronzo ai mondiali in Russia, conferma il predominio azzurro che dura ormai, con rare eccezioni, da più di 15 anni. Buon pomeriggio, nuovo appuntamento con il TG Cronache, benvenuti. Allora, sono un caso politico le parole pronunciate ieri durante le commemorazioni per la strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, le parole allora pronunciate dal PM antimafia Nino Di Matteo, il magistrato che, lo sapete, è impegnato nelle indagini sulla trattativa Stato-mafia, ha fatto un attacco durissimo contro il capo dello Stato e contro il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Ma le polemiche non sono legate soltanto all'intervento di Di Matteo, bensì anche ad un'altra cosa, un'altra circostanza, la presenza durante quella cerimonia, una presenza considerata inopportuna, quella di Massimo Ciancimino. Iniziamo. La commozione del popolo delle agende rosse, i toni durissimi del PM Di Matteo, lo sconcerto per la presenza di Massimo Ciancimino. È una foto di famiglia con molti chiaroscuri, quella della giornata di commemorazione della strage di Via D'Amelio, a 22 anni dall'attentato di Cosa Nostra, nel quale morirono il giudice Borsellino e gli uomini della sua scorta. Una giornata dedicata al ricordo della stagione delle stragi si è trasformata in occasione per nuove polemiche. Poco prima che il PM Di Matteo prendesse il microfono, c'è stato l'abbraccio tra Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo, Vito Ciancimino, e Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso proprio in quella via 22 anni fa. La sintonia tra i due sarebbe nata durante lo svolgimento del processo sulla trattativa Stato-mafia, in cui Ciancimino è sia imputato che testimone dell'accusa, mentre Borsellino ne è parte civile. Reazioni contrastanti. Mentre il forum 19 luglio ha espresso profondo rammarico per la presenza di Massimo Ciancimino in Via D'Amelio, perché, hanno spiegato, non solo la storia del padre, ma anche quella sua personale è incompatibile con la memoria di Paolo Borsellino, di contro la presenza del figlio di Don Vito non ha imbarazzato gli esponenti del movimento Agende Rosse, fondato da Salvatore Borsellino, che hanno rivelato senza esitazione di aver avuto una donazione in denaro da parte di Ciancimino Junior. Ricevuta la parola, Massimo Ciancimino ha commentato il senso della sua presenza in Via D'Amelio. Sono uno dei pochi che ha il coraggio di venire qui. Sono io ad aver portato i responsabili di quella strage alla sbarra. E non hanno rasserenato gli animi le parole del PM Nino Di Matteo, magistrato in prima linea nell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. Due passaggi chiave. Un monito a Renzi, che discute di riforma elettorale e della carta costituzionale con un esponente politico condannato in via definitiva per reati gravi. Chiaro il riferimento a Berlusconi. Anche se il PM non ne ha fatto il nome, per poi continuare a parlare dei rapporti di quell'imprenditore milanese che nel 1994 divenne l'esponente apicale di un partito, forza di governo, che tra i suoi ideatori e fondatori ha annoverato un soggetto da tempo colluso con gli esponenti di vertice di Cosa Nostra. Lo stesso Di Matteo ha poi attaccato l'annunciata riforma dell'ordinamento giudiziario e quella in cantiere sulla responsabilità civile dei giudici, criticando senza mezzi termini il presidente Napolitano. Non si può assistere in silenzio ai tentativi di ridurre la magistratura a vuota espressione formale,
trasformando il magistrato inquirente in un semplice burocrate sottoposto alla volontà dei dirigenti nominati dal CSM e condizionato dalla Presidenza. E c'è un tema da sempre controverso ed è quello che riguarda i metodi di selezione per l'ammissione alle università. Sotto accusa ci sono i test di ingresso, in particolare quest'anno le polemiche sono state legate al test di medicina che per la prima volta si è svolto ad aprile, quindi ancora prima degli esami di maturità. Ci sono state riscontrate delle irregolarità nei test di medicina e allora adesso molti di quelli degli aspiranti medici che hanno fatto ricorso sono stati riammessi. Violazione dell'anonimato che deve essere garantito a chi partecipa ai test per entrare a medicina. Con questa motivazione il TAR del Lazio ha ammesso in sovrannumero con riserva 2000 persone che lo scorso 8 aprile avevano affrontato la prova scritta per entrare in una delle facoltà più ambite del nostro paese. Un test composto da 60 domande di biologia, logica, fisica, matematica, cultura generale e chimica con 5 opzioni di risposta da svolgere in 100 minuti. In pratica poco più di un'ora e mezza per stabilire chi dei 65.000 aspiranti medici aveva il diritto di studiare negli Atenei di Napoli, Salerno, Palermo, Bari, Roma, Milano. Subito dopo l'esame erano scattate, come da programma, le polemiche per una serie di storture denunciate dagli stessi partecipanti, come i plichi trafugati a Bari la mattina dell'esame e per l'appunto la mancanza di anonimato che a Napoli, Salerno e nella stessa Bari non era stata garantita come previsto per questo esame di Stato. In pratica agli studenti, per evitare possibili favoritismi, viene associato un codice alfanumerico che chi corregge l'esame non dovrebbe poter associare a un nome. In realtà risalire da quel codice al candidato non è proprio compito impervio. Aveva fatto discutere anche il caso di Tor Vergata con l'Unione Universitari che dopo il test aveva presentato un esposto querela. Abbiamo rispecchiato delle anomalie all'interno delle graduatorie, siamo andati a vedere queste graduatorie e vi erano oltre 70 candidati che si erano posizionati vicini all'interno delle aule che provenivano dallo stesso territorio del Trapanese e che avevano tutti svolto il test o comunque un corso di preparazione presso delle scuole private del Trapanese. Sono passati quasi tutti o hanno avuto punteggi altissimi e quasi uguali in tutte le aree del test. Solo fantasia è la risposta del rettore di Tor Vergata con il TAR del Lazio che in via definitiva si pronuncerà il prossimo maggio, ma che al momento ha dato il via libera a più di 2000 persone che potranno così cominciare a studiare medicina. Il Tribunale amministrativo a breve però potrebbe aumentare il numero delle persone ammesse in sovrannumero con riserva ai vari Atenei, visto che altri 2000 studenti attendono una decisione che non dovrebbe differenziarsi molto da quella già presa. L'Unione degli Universitari chiede che di fronte a questi provvedimenti non si faccia carico solo alla magistratura di risolvere questo problema. Di fronte a questi provvedimenti giudiziari così chiari anche in termini etici, di diritto allo studio e altro, a nostro avviso il legislatore si deve far carico del problema dei giovani, degli studenti e delle loro famiglie. È venuto il momento di cambiare l'accesso all'università. Quello delle modalità per l'ingresso nelle varie facoltà è un tema dibattuto da anni che sembrava potesse essere risolto con l'arrivo del ministro Giannini che aveva promesso una riforma radicale, magari mutuando il modello francese dove il futuro di aspiranti medici, ingegneri e architetti non viene deciso in meno di 2 ore ma diluito nel tempo con il primo anno garantito a tutti a una selezione più lenta e mirata. Ma le idee del ministro hanno incontrato la resistenza dei rettori e soprattutto del ministro della salute Lorenzin che aveva fermato ogni possibile riforma. Il sistema sanitario aveva detto la titolare del dicastero non può assorbire altri medici. Altre polemiche legate ad un altro dibattito, quello sugli organismi geneticamente modificati, ovvero gli OGM. In Italia, lo sapete, è vietato coltivare campi mais geneticamente modificato, però c'è un'area intorno a Pordenone dove un'associazione si batte per la sperimentazione. Ora la Guardia Forestale ha distrutto un campo proprio in quest'area, un campo seminato con sementi OGM. Nuovo capitolo della controversia sugli OGM. La Procura di Udine ha indagato gli affittuari e il coltivatore dei campi nel comune di Colloredo, Monte Albano, e ha messo sotto sequestro tutta l'area di circa 6.500 metri quadrati dove sono state piantate le coltivazioni di mais OGM, ovvero geneticamente modificato. Le immagini si riferiscono proprio all'opera di distruzione delle piante da parte della Guardia Forestale dello Stato.
Uno smaltimento che ha avuto qualche rallentamento perché nei campi di Giorgio Fidenato, leader nazionale pro OGM, anche lui indagato, è stato messo un grosso masso per impedire l'ingresso della Meti Trebbiatrice della Forestale. Sono stati rinvenuti numerosi chiodi metallici fissati all'interno delle piante che potevano danneggiare le macchine operatrici. Ieri Fidenato ha trascorso la giornata in procura per presentare un tentativo di revoca del provvedimento di sequestro e distruzione del campo transgenico e un'istanza di riesame con la quale ha chiesto i danni materiali e morali perché si è persa l'occasione, ha detto, per far rispettare il diritto europeo. In effetti, a livello normativo, la vicenda degli OGM è abbastanza intricata. Di recente il Consiglio dei Ministri europeo ha deliberato che ogni paese dell'Unione europea potrà scegliere di coltivare gli organismi OGM che meglio crede sul proprio territorio al fine di valorizzare e tutelare le qualità delle proprie produzioni agricole, convenzionali o biologiche. Il governo italiano, con due decreti del 2013 e del 2014, ha stabilito invece che per la salvaguardia delle proprie tipologie di coltura fosse vietata da prima per 18 mesi la coltivazione di un tipo di semente e poi con il decreto di quest'anno ha vietato definitivamente la coltivazione OGM prevedendone anche un reato. Una battaglia che fino ad ora si è giocata su un campo friulano. Il caso scoppia nel 2010 quando l'agricoltore già coltivava mais senza autorizzazione e senza alcuna misura di tutela di contaminazione verso gli altri campi. A denunciare il tutto fu Greenpeace. 23 attivisti infatti entrarono nei campi, tagliarono, isolarono e misero in sicurezza la parte superiore delle piante, azione per la quale ancora è in corso un processo. Gli attivisti sono accusati di invasione di terreno. Di lì in poi il terreno fu messo sotto sequestro dalla procura, fu messo l'ordine di distruzione e cominciò una vasta opera di campionamenti in tutta la regione del Friuli. Le coltivazioni vennero considerate illegali e Fidenato fu condannato a 25.000 euro di multa con decreto penale di condanna. In seguito però la Corte di Giustizia Europea nel 2013 assolve Fidenato con la motivazione che per coltivare OGM non serve alcuna autorizzazione. Al termine dello stesso anno però arrivano i risultati dei campionamenti eseguiti dalla Forestali sui terreni vicini. I test rivelano un inquinamento genetico fino al 10% sia sui terreni che sugli animali che vivevano in quella zona e per questo la Forestale inoltre alla Procura di Udine una comunicazione della notizia di reato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, danneggiamento, diffusione di malattie delle piante e degli animali. Parliamo ora di quello che rimane uno dei misteri della storia dell'arte, quello sulla morte di Caravaggio. Quello che si sa per certo è il luogo della morte ed è Porto Ercole in provincia di Grosseto. E proprio lì a Porto Ercole è stato inaugurato il mausoleo funerario con quelli che secondo alcuni studiosi sarebbero i suoi resti. Ma questa vicenda ha suscitato non poche polemiche, le sentiamo. C'era il sindaco Arturo Cerulli con la fascia tricolore, c'era il presidente dell'associazione privata Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Culturali, Silvano Vinceti, c'era un'urna trasparente a protezione, adagiato su un velluto rosso, di ciò che resta di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, morto il 18 luglio 1610 a Portercole, frazione di Monte Argentario, provincia di Grosseto. Sembra filare tutto liscio a guardare queste immagini, l'emozione con la quale questi due pezzi di uno scheletro vengono adagiati all'interno di un monumento funebre con la scritta frontale Caravaggio e un cesto di frutta, copia casereccia di uno dei più noti dipinti dell'artista, posto poi sopra la copertura. I discorsi e gli applausi dei presenti in via Principe Umberto, ma qualche cosa non torna, perché si sta parlando di un Caravaggio, un pittore così amato, così conosciuto, sereno sulle vecchie 100.000 lire, artista dal valore inestimabile, tanto da diventare il Caravaggio, un brand capace di spostare centinaia di migliaia di euro, di raddoppiare le visite di una mostra che piazza quel nome nel titolo e basta scrivere sullo stendardo negli anni di Caravaggio per far strappare migliaia di biglietti in più e vendere cataloghi e cartoline. Non ci sono qui professori di chiara fame, divulgatori seri, non c'è la sovrintendenza, l'accademia e allora si capisce che sono questi due uomini a credere fino in fondo che in quell'urna ci siano i resti mortali di Caravaggio attribuiti a lui dopo un esame del DNA su quelle ossa ritrovate laddove c'era la fossa comune, dove Michelangelo Merisi sarebbe stato sepolto non ancora quarantenne. Una comparazione del profilo genetico con quello di uomini che portano lo stesso cognome e si presumono
consanguine e altre indagini scientifiche col carbonio 14 che hanno coinvolto le università di Bologna, L'Aquila e del Salento hanno convinto Silvano Vinceti, il sindaco della cittadina, ad inaugurare questo parco monumentale funerario intitolato a Caravaggio per donare luogo degno alle spoglie dell'artista. A 400 anni della sua morte, finalmente dopo 4 anni abbiamo dato una giusta sepoltura in armonia, con passione, con cuore a un grande, il Caravaggio. E questo parco monumentale funerario è l'atto dovuto per tutti gli amanti del Caravaggio che potranno venire e onorare le sue salme. Loro ci credono e non ascoltano le polemiche, le critiche di chi bolla come superficiale questa operazione. Non esiste alcuna ricerca profondamente scientifica pubblicata e verificata a ufficializzare anche internazionalmente questa attribuzione. Uno storico dell'arte quotato, docente all'Università Federico II di Napoli, Tommaso Montanari, ne scrive con severità sul suo blog ospitato dal Fatto Quotidiano e si spinge a definire il tutto una farsa. Sono passati 404 anni dalla morte di Caravaggio, meno male che della sua opera immensa, potente, commovente sia rimasto molto da ammirare e ogni giorno migliaia di persone si fermano da una parte all'altra del mondo di fronte a uno dei suoi capolavori di una bellezza segreta da togliere il fiato. Ma c'è un mistero sul quale varrebbe sul serio concentrare gli sforzi ed è quello sulla fine della Natività, l'opera rubata dalla mafia nell'ottobre del 1969 dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo. Versioni diverse dai pentiti sul suo destino, in due hanno raccontato che sarebbe andata distrutta, addirittura rosicchiata dai topi. Ecco, quel capolavoro, anche solo ciò che ne rimane nella peggiore delle ipotesi, andrebbe ritrovato con buona pace di chi riposa oggi in questa tomba. C'è una data scolpita nella memoria di tutti, il 20 luglio del 69, il primo uomo che mette piede sulla Luna. Oggi, 45esimo anniversario dallo sbarco, la NASA cerca di raggiungere nuovi obiettivi, per esempio la conquista del pianeta rosso. La NASA getta il cuore oltre lo spazio, la prossima generazione andrà su Marte. Questo l'annuncio che è allo stesso tempo una promessa, un progetto, un azzardo, reso più facile dalla ricorrenza dello sbarco del primo uomo sulla Luna, 20 luglio 1969. 45 anni dopo è ora di guardare avanti, o meglio in alto. Il prossimo passo da gigante sarà l'invio di astronauti su Marte, assicurano a Houston, forti della proposta del presidente Obama che assegna alla NASA più di 17 miliardi di dollari per il 2015, il che significa via libera ai programmi con equipaggio, alla nuova astronave Orion, al vettore SLS da lancio spaziale, gli shuttle del XXI secolo. Con 133 milioni di dollari verrà finanziato anche lo studio SEP sulla propulsione elettrica solare, di grande importanza nelle missioni del futuro. I toni alla NASA sono da nuova frontiera, anche se per le prossime 2 settimane sarà la Luna, il passato, a monopolizzare tutte le attenzioni, anche nel ricordo di Neil Armstrong, scomparso 2 anni fa, al quale sarà intitolata un'ala di Cape Canaveral. Ma gli eredi di Armstrong e Aldrin potrebbero essere già nati, dicono alla NASA, con tutto il tempo di prepararsi per la grande meta, il pianeta rosso, un obiettivo che potrebbe essere raggiunto dopo il 2030, un percorso a tappe che è già un programma per i prossimi 20 anni, a partire dai prossimi mesi, con l'arrivo della sonda MAVEN, che dovrà studiare l'atmosfera di Marte, e questo mentre prosegue, ed è già ormai da quasi 2 anni in attività, il rover Curiosity, che da 695 giorni prosegue la sua esplorazione del suolo marziano. Una massa di informazioni superiore a tutte quelle accumulate in tutta la storia precedente dagli studi su Marte. Grazie a dotazioni che permettono di fotografare, trapanare rocce con raggi laser, analizzare materiali grazie alla possibilità di prelevare campioni di terreno, studiarne la composizione chimica, le sue telecamere hanno filmato fenomeni atmosferici come le trombe d'aria e l'eclissi di una delle 2 lune di Marte, Phobos. Il rover ha percorso alcuni chilometri nei suoi spostamenti e trovato reperti come questo, un asteroide di ferro, diverso da quelli conosciuti sulla Terra, che sono in genere di roccia.
Nel 2015 la sonda New Horizon arriverà su Plutone e nel 2016 la sonda Juno si tufferà nell'atmosfera di Giove. Dalla fantascienza alla scienza, dalla fantasia alla realtà, compito anche della nave spaziale Orion, che ha già iniziato la fase sperimentale per il trasporto di equipaggi su Marte. Nel 2019 è previsto il lancio di una missione robotica per un incontro con un asteroide, obiettivo la sua cattura per poi rimetterlo in orbita intorno alla Luna. E non manca un vero disco volante, eccolo, il suo nome è deceleratore supersonico a bassa densità, adatto in prospettiva a entrare nell'atmosfera, scendere e atterrare sulla superficie di Marte. I primi test hanno avuto successo. Una missione su Marte potrebbe durare dai 2 ai 3 anni, con un viaggio in andata di 6 mesi, con permanenza di almeno un anno e ritorno legato alla finestra dei passaggi ravvicinati tra Terra e Marte, separati da una distanza variabile 92 milioni di chilometri, quella registrata nell'aprile di quest'anno. Per un nuovo riavvicinamento tra le due orbite si dovrà attendere il 2016. E a proposito di missioni, missione compiuta per le 3 signore della scherma, oro, argento e bronzo, vinte ai mondiali in Russia, e in questa disciplina le italiane ci hanno abituato bene. Eternamente l'oro può cambiare l'ordine dei fattori, ma il prodotto finale è sempre uguale. Le donne della scherma in cima al mondo. Arianna Irrigo ha conquistato l'oro battendo in finale Martina Batini. Un passo indietro, l'eterna Vezzali, 40 anni e nessuna stanchezza. 3 sul podio, come a Torino nel 2006, a San Pietroburgo nel 2007, a Parigi nel 2010, a Londra 2012 e agli Europei di Strasburgo, pochi mesi fa. Ora a Kazan, Russia. Questa volta è toccato ad Arianna Irrigo salire sul gradino più alto, ha deluso invece la campionessa di Londra, Elisa Di Francesco, uscita ai quarti. Ma c'è anche lei nel ranking mondiale che recita Irrigo, Di Francesca, Batini, Vezzali. Arianna ha festeggiato facendo il segno della V con le dita dipinte di blu, un gesto che significa vittoria, ma anche 2, perché questa è la sua seconda vittoria consecutiva a un mondiale. Arianna Irrigo, 26 anni, brianzola, alle spalle un'immigrazione al contrario, dalla Lombardia a Frascati dopo l'argento a Londra 2012, la sua più grande delusione, sul podio piangeva. Un male cane, ancora non riesco a farmene una ragione. Da Monza è calata al sud, dopo i giochi olimpici, in cerca di una nuova vita. Dalla nebbia al verde di Frascati, i castelli vicino Roma, per studiare all'Università Tecnica Ortopedica a Tor Vergata. Per allenarsi alla palestra Simoncelli, l'altra periferia, che dopo Iesi significa centro della scherma. Perché ho un animo terrone, racconta, chissà cosa c'entro io con il nord. Amo il sole e la morbidezza del meridione, parole sue. Ex calciatrice, ex pallavolista, ex qualsiasi sport, pur di non stare ferma. Sono felice anche perché, a differenza dello scorso anno, sono arrivata a questo appuntamento con qualche problema fisico. In finale ha battuto l'ultima arrivata, Martina Batini, 25 anni, pisana, studia ingegneria gestionale. In semifinale l'eterna Valentina Vezzali, Lady Fioretto. Un curriculum pieno di gloria, la più grande fiorettista di tutti i tempi, ha scritto a ragione l'Equipe. Sottotitolo, questa donna è un mostro. 2 figli, soltanto un anno fa la seconda maternità. Mamma, atleta, parlamentare, solo un fatto di organizzazione, dice. Dalla Turchia, anno 2008, le donne del Fioretto non scendono dal podio mondiale. Da lassù non le stacchi più. Guardai il Dream Team vincere a Barcellona nel 92, poi ad Atlanta 4 anni dopo c'ero anch'io, ricorda la Vezzali. Il nostro segreto è che insieme ci divertiamo, siamo una squadra. Se una sbaglia, l'altra compensa, spiega Arianna Irrigo. Un anno fa, dopo la vittoria ai mondiali di Budapest, festeggiarono così, con una danza diventata un rito vincente. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco in diretta. Di nuovo in diretta, prima di chiudere vi do un aggiornamento che riguarda la Costa Concordia. C'è attesa, lo sapete, perché martedì inizierà il suo viaggio verso Genova, dove inizieranno le operazioni di smaltimento del relitto, ma non desta per fortuna preoccupazione, secondo gli esperti, la fuoriuscita di materiale oleoso. Si tratta quasi certamente di combustibile che è avvenuta ieri sera dal relitto della Concordia. La nave è riemersa di 6 metri e mezzo e attualmente
La linea di galleggiamento si trova poco al di sopra della prua che dovrebbe riemergere del tutto in giornata. Tra due giorni, appunto, la Concordia sarà trascinata dall'isola del Giglio fino al porto di Genova. Il viaggio verso il porto del capoluogo ligure, dove il relitto della nave sarà demolito, dovrebbe durare 4 giorni. Ed è davvero tutto, noi chiudiamo qui, vi ricordo il nostro sito tgla7.it, l'appuntamento col telegiornale questa sera alle 20 e ci vediamo, se volete, col TG Cronache domani alle 14. Buona domenica.